Sto ancora sconvolto, sto veramente ancora sconvolto. Ho dormito poco, mi sono dovuta svegliare presto. Vabbè, mo ne parliamo. Prima che cominciamo a parlare del video a freddo, del video del giorno dopo della partita di Coppa, vi ricordo che c'è sempre la grande promozione, raga, su 6calcio.com. Qual è la promozione? Ovviamente, te compri due magliette, una te la regalano. E non mi sembra poco, quindi ve la voglio riportare avanti, anche perché oggi è un giorno stupendo. Se volemo fare un regalo. Costano poco, altissima qualità, veramente i prezzi sono accessibili a tutti, andiamo galli. Io ve li faccio vedere come sempre i materiali olli quali di questa Terboca De Rossi, te mozza il fiato per quanto è bella. Ve faccio vedere questa del Siri, ovviamente del centrocampista, del trequartista più forte d'Europa. Roba only quality, in descrizione trovate tutto quanto, i riferimenti, il 15% di sconto col codice ASSO, 6calcio.com, aderite alla promozione, compri tu maglia, la terza te la regalano, più facile così se muore. Con questo possiamo procedere, ripeto, il giorno dopo è sempre più bello. Perché dico che è più bello? Perché ieri stavo vivendo un turbinato di emozioni, ho vissuto un turbinato di emozioni, ho goduto, ho sofferto, la cosa più bella è stata questa vittoria, ma soprattutto questa prova di squadra. Ci hanno messo il cuore, l'hanno gettato oltre l'ostacolo, ci hanno messo la voglia, ci hanno messo il carattere. E soprattutto, scusate, sono stati squadra. Sono stati squadra, la cosa più bella. La seconda più bella che poi accadere è proprio nella live reaction. Il supporto di tutti voi, romanisti e tutti gli sportivi che non tifavano la Roma, ad appoggiare me, ad appoggiare noi, ad appoggiare la Roma, a spingerci per questa impresa, perché fare un risultato così importante in Olanda non è da tutti, soprattutto dopo che fai svantaggio per una cazzata tua, al primo errore, al primo tiro in porta, vai in svantaggio, non è mai facile recuperare una partita del genere, perché l'Ajax è una grande squadra, è una bella squadra, ieri l'ha ridimostrato un'altra volta. Chi dice che è finita, 80% siamo stati, non ci ha capito un cazzo. Perché abbiamo fatto il nostro, ci siamo portati via un risultato importante, ma giovedì prossimo sarà un'altra partita, 90 minuti da vivere, difficili, dove non dobbiamo mollare, dobbiamo rigiocare compatti da squadra. Ieri la Roma mi ha emozionato, non gli ho potuto dire nient'altro che solo che dire brava, perché la Roma ieri è stata brava, ci ha avuto una reazione d'orgoglio, hanno tirato fuori i coglioni e si sono dimostrati uomini, perché questo sogno che state coltivando e state portando, lo state portando avanti, lo state portando avanti perché l'avete costruito voi. E più seminate, più continuate a seminare bene, più raccogliete bene. Ci avete regalato finalmente una grande soddisfazione. Ieri sull'1-0 per l'Ajax c'erano tutti alcune schede, poi sono spariti tutti, sono spariti. Tutti sono spariti. Ripeto, e il giorno dopo veramente la vivi in una maniera diversa perché riesci a realizzare, riesci a capacitarti di tutto quello che è successo. Mi sono rivista highlights 33 volte da partita, mi sono rivisto la live reaction mia, un'altra 33 volte appresso, perché è inturbinato le emozioni, raga, veramente sono soddisfatto. Un'altra grande risposta, e qua quando c'è da dargli i meriti perché tocca da Cesare quello che è da Cesare. È la conferenza post partita De Fonseca che i giornalisti gli ha fatto un bucio da culo tanto. L'ha smerdati tutti i social media, tutti i mass media. Gli ha fatto un bucio da culo tanto, ma qui non si contesta il fatto che siano moche palle, perché ieri l'ha dimostrato, ha ridifeso la Roma. E ha fatto il suo, sono rimasto contento, ma stupito. Bravo Fonseca con quelle parole. Ha smorzato tutti i toni, ha smorzato tutti i tentativi di ritirarci e catenarci a quintalate e quintalate di merda addosso. Bravo Fonseca. Adesso, ripeto, godiamo se sta giornata, ma cominciamo a prepararsi per domenica 18 col Bologna. La Roma la promuovo tutta, volete sapere i voti, i voti, vabbè, vi dico lo stesso, Paolo Lopez, voto 9, il migliore in campo, e il secondo dopo Paolo Lopez, del migliore in campo è Edin Dzeko, che ha fatto una partita monumentale, e resto tra 6 e mezzo, 7 e 7 e mezzo, promuovo tutta, a parte in parte 6 o 2, 3, 6, ho dato, il resto sono tutti sopra la sufficienza per la reazione che c'è stata, perché siamo partiti nella prima mezz'ora, un gran bel primo tempo, nelle nostre possibilità,
perché noi, io lo ricordo sempre a tutti che ci avevamo 7 indisponibili, non usciamo la squadra al completo, e al 25esimo si è rotto pure Spinazzola. Non so, scordavo. Quindi voti alti per tutti, perché vai e vai, fai un bel primo tempo, il breakout totale, il primo 10 minuti e quarto al secondo che abbiamo rischiato da quel rigore parato da Paolo Lopez, che veramente ieri è stata la live dei miracoli, ci ha messo una mano Gesù Cristo su tutti i fronti. La Roma è cambiata, ha tirato fuori i coglioni. Quindi meritano tutti un gran bel voto. E qui 3 sufficienze e per incoraggiamento. E per incoraggiamento, so, per Borca Maiorana e Pigliare che sono tra di voi. E quello che ti ha fatto leggermente un po' più la differenza sui cambi è Carles Perez, perché pompava come un assassino. Quindi sono soddisfatto. Adesso concentrati per Bologna, perché dobbiamo ripartire. Dobbiamo ripartire pure in campionato. E poi cercando di portare un buon risultato, perché vincere aiuta a vincere. E poi concentrati per giovedì, perché abbiamo fatto la metà delle cose. Niente è certo, niente è certo. Quindi testa, perché è un'altra partita. È un'altra partita. È un'altra partita il giovedì. È un'altra partita. Non stiamo a dire abbiamo fatto, abbiamo fatto il nostro. Il risultato importante è che c'è da una mano. Fatemi sapere come state a vivere voi sto giorno, perché io sono carico, sono più carico di ieri, del post partita, del durante la partita, un turbinato di emozioni. Ve posso solo dire grazie Roma, e grande Roma per una volta, perché ci ha fatto gode, una serata stellare. Mi ha ricordato quel vecchio derby della parata del Giulio Sergio Bertagnoli su rigore. E poi come è andato a finire 2-1 per Roma. Questo mi ha ricordato. Lasciate un bel mi piace e soprattutto lasciate un commentino per farmi sapere come state a vivere voi, romanisti come me, sto giorno e il giorno dopo, e pure gli sportivi, perché vi posso solo che ringraziare tutti, perché pure voi avete reso speciale la serata di ieri, oltre alla grande magica. Grazie a tutti e sempre forza grande Roma. Dai Roma!